Sotto il profilo turistico, il vino è un attrattore, ma può anche essere un'ottima risposta a tutta un'altra richiesta del settore, che è quello del benessere. Ne parlavamo con qualcuno ora nel momento di pausa. In Francia e in altre regioni del mondo hanno già avviato una serie di percorsi indirizzati verso la cultura del benessere basata proprio sul vino. Vinoterapia. La vinoterapia non è l'ubriacatura solenne, ecco, perché anche quella è vinoterapia. Quando uno è particolarmente deluso, viene mollato dal fidanzato o dalla fidanzata, insomma, si fa una vinoterapia seria, una bella ubriacatura e dimentica tutti i guai. Non è questo. Vinoterapia si basa su alcune proprietà intrinseche del vino rosso. Sottolineo vino rosso, perché vino bianco e vino rosso, appunto perché si differenziano per il colore della buccia, dalle cui uve hanno origine, si differenziano sostanzialmente anche per la presenza di un importantissimo elemento che sono gli antociani. Cosa sono gli antociani? Sono quei principi attivi che sono curativi per il sistema venoso e per il sistema cardiaco. Non a caso sono alla base di una serie di creme e anche di confetti che servono proprio a dare forza alle vene. Non a caso, non so se avete mai visto le pubblicità di tutte quelle creme che alleviano la stanchezza delle gambe alla fine della giornata, molte di queste sono a base proprio di vino, sono a base di sostanze estratte dai vinaccioli, che non sono altri. Antociani. In questa categoria, in particolare, uno è stato anche studiato a livello, di ricerca scientifica, ed è stato dimostrato essere particolarmente utile alla salute umana, è il resveratrolo. Resveratrolo è uno degli antociani, quindi lo ritroviamo in molti frutti e in molte verdure e ortaggi che hanno lo stesso colore del vino, per intenderci la buccia della melanzana. I mirtilli. Sapete anche che a seconda del colore noi possiamo curarci nutrendoci. Perché a seconda del colore? Perché questi antociani hanno proprio dei colori diversi. Ce ne sono di colore arancio e sono nella zucca e sono nelle carote. Ce ne sono di colore viola e sono nei mirtilli, nelle uve, nelle melanzane e via dicendo, viola blu. Il resveratrolo è stato studiato ed è stato, come dire, considerato uno dei principali alleati contro il cancro, oltre che contro l'infarto. Perché questo resveratrolo, oltre a rinforzare le pareti delle vene e quindi a prevenire le trombosi, le flebiti e tutto quanto, non fa altro che avere un'azione di contrasto nei confronti di malattie autoimmuni come quella del cancro molto spesso. Tra i vitigni più efficaci sotto questo profilo è stato studiato dall'Università di Roma che il Negramaro è quello che ha le maggiori, come dire, caratteristiche, proprio perché è quello nero nero per eccellenza. La vinoterapia si basa quindi sull'utilizzo di questa sostanza, di queste sostanze fondamentali, per curare la pelle, per appunto combattere gli ossidanti e quindi ridare tono alla pelle e all'organismo intero. E attraverso i vinaccioli, ad esempio, sono stati studiati dei meccanismi
di scrub, quindi pulizia del viso, pulizia del corpo, che allo stesso tempo trasmettono proprio queste sostanze nutritive al corpo. Non so se vi ricordate, uno degli scrub più famosi, che era in uso fino a qualche anno fa, era a base di noccioli di albicocca tritati. Bene, oggi come oggi possiamo fare degli scarti dell'enologia. Tutta una serie di prodotti che sono invece indirizzati alla cura del corpo e al benessere. Non possiamo parlare di medicina, ma possiamo parlare certamente di cura del corpo e di benessere. La medicina è altro, insomma, però ci si cura anche attraverso il cibo, ci prendiamo cura di noi stessi mangiando bene. Le nostre masserie stanno iniziando nella zona, ad esempio, di Celje Messapica, nella zona della Valle d'Itria, ma anche nella zona di Savelletri, dove ci sono diverse masserie VIP. Stanno studiando proprio delle cure a base di vino, di vinaccioli, da abbinare a cure che sono già consolidate, cure del corpo per lo sempre, che sono già abbinate ad esempio alle proprietà antiossidanti dell'olio extravergine d'oliva, tant'è che esistono delle aziende che stanno creando un certo mercato importante sul benessere naturale proprio a partire dall'olio extravergine d'oliva. Quindi ci sono saponi all'olio, bagnoschiuma. Ci sono tutta una serie di creme, ad esempio per le mani, creme per il corpo, che sono a base di olio extravergine d'oliva. L'olio extravergine d'oliva cos'ha di positivo per il nostro corpo? I polifenoli, che sono altre sostanze antiossidanti, anche queste, quindi che combattono l'invecchiamento della pelle e del corpo. Quindi dal vino può nascere più ricchezza, può nascere una ricchezza, come dicevamo, dallo sviluppo della spumantizzazione, può nascere una ricchezza dallo sviluppo di cure e di benessere naturali, sia creando delle aziende che producano e vendano, utilizzando il brand Puglia, sempre utilizzando il brand Puglia, e magari questi prodotti potrebbero essere anche consumati in loco, andando a sostituire quelle anonime soluzioni a base di terpeni o schiumogeni vari che troviamo negli alberghi, con un minimo di investimento. Potrebbero essere personalizzati, ad esempio, per le masserie. E quindi essere anche venduti direttamente nelle masserie per creare un nuovo mercato. Il vino e il cibo, tra l'altro, sono rappresentative della Puglia, perché le ricerche, le indagini di mercato, effettuate negli scorsi anni a livello proprio turistico, hanno evidenziato che tutti, ma proprio tutti, nessuno escluso, i turisti che sono stati in Puglia e che non conoscevano la Puglia, alla fine della vacanza hanno detto che è il luogo in cui hanno mangiato meglio nella loro vita. Lo dico con tanto orgoglio, veramente, e con la consapevolezza che la nostra è la cucina più diversa e completa che ci sia, perché noi riusciamo a spaziare dai salumi alle verdure. In maniera assolutamente disinibita, senza precluderci davvero nulla, valorizzando al contrario tutte quelle che sono le nostre caratteristiche. Noi abbiamo una tradizione casearia invidiabile che ci permette di produrre dalla ricotta e quindi dal latticino al formaggio più stagionato, passando anche per i formaggi muffati e non soltanto formaggi vaccini, ma parliamo di caprini e di ovini, perché la nostra tradizione non era quella vaccina,
nostra tradizione gastronomica era fondata sul latte di capra e sul latte di pecora. Noi eravamo una delle mete della transumanza fino a che, diciamo, questa pratica è stata in uso. Tant'è che ancora oggi, se andiamo nel centro della città di Foggia, troviamo il palazzo della Regia Dogana della Mena delle Pecore, dove si fermavano tutti i pastori in transito verso la Murgia e pagavano il dazio per poter sostare nel nostro territorio. Tant'è che lì, diciamo, nel territorio di Castel del Monte, dove troviamo ancora oggi tantissime strutture che proprio ci dicono come l'uomo dormiva insieme al proprio gregge, c'erano le zone in cui il gregge poteva pascolare, tutto delimitato da muretti a secco e tutto costruito a secco, c'erano gli iazzi appunto per il ricovero degli animali, i tratturelli, se noi li guardassimo dall'alto avremmo l'idea della prima autostrada che attraversava la regione Puglia e che poteva essere misurata in passi napoletani, che era l'unità di misura che veniva usata proprio per calcolare la differenza della larghezza delle strade e dire se una strada era principale o secondaria. Questa autostrada, aveva ogni tanto queste aree di sosta, quindi gli iazzi, c'era poi il piccolo ricovero per il pastore e c'erano i primi, caseifici. Erano questi piccoli trulli con un ingresso da un lato e un'uscita dall'altra parte. Al centro ci si metteva il pastore, le pecore entravano da un lato, lui le mungeva e loro uscivano dall'altra parte. Le tradizioni legate alla caseificazione ci dicono anche di una terra estremamente ospitale, che aveva con questi pastori un rapporto di fratellanza. Tant'è che, ad esempio, noi in Puglia abbiamo la Madonna della Ricotta. Voi sapete che abbiamo la Madonna della Ricotta? No. A Carlantino, in quel di Foggia, sulla via del ritorno verso casa, sì. Sulla via per il ritorno verso casa, i pastori, alla fine della transumanza, si fermavano a ringraziare la popolazione per l'accoglienza ricevuta, perché comunque dalle donne del luogo andavano a rifornirsi di pane, scambiando latte o formaggi, andavano a rifornirsi di altri alimenti. E quindi organizzavano, poco prima di partire, la giornata in cui dalla ricotta prodotta dalle pecore in quella mattinata si raccoglievano i fondi da destinare alla festa padronale in onore della Madonna del luogo. Quindi questa Madonna è diventata nella storia la Madonna della ricotta proprio perché era legata a questo rito di ringraziamento che i pastori facevano nei confronti appunto degli abitanti del luogo. Le leggende legate alla nostra, legate, a personaggi importanti come il Guercio delle Puglie, sulla strada verso San Vito, la località Terra Rossa, è una delle più belle, delle più fertili che esista e ha degli olivi straordinariamente maestosi, che non capisco come non siano mai stati registrati all'Anagrafe degli Olivi Secolari. No, questo lo dirò nella workshop che segue. Ecco, bene, quella terra è particolarmente favorevole alla crescita degli ulivi perché è rossa dei minerali che contiene, ma la nostra leggenda dice che quella terra è rossa di sangue delle donne che venivano uccise dal Guercio delle Puglie. Perché essendo anche il luogo in cui le donne del paese andavano a raccogliere l'acqua negli orci che poi portavano sulla testa,
Lui esercitandosi, dispettoso che non era altro, esercitandosi con il fucile per fargli esplodere gli orci pieni sulla testa, molto spesso, essendo guercio, sbagliasse la mira e prendesse, insomma, in pieno una di queste donne. Quindi la leggenda vuole che quella terra sia una terra rossa di sangue e quindi particolarmente feconda per questo motivo. Ma la nostra regione ha la bellezza di centinaia di leggende legate al cibo, centinaia di leggende e centinaia di tradizioni legate al cibo. Pensate che per creare allora qui tra di voi ci sono degli operatori turistici, no? Il giorno di San Valentino in Puglia, dove portereste i vostri ospiti? Bed and breakfast, ma dove? In quale località? No, in Puglia. Non puoi andare oltre i confini della Puglia. E perché nel Salento? Cosa c'è nel Salento? Posso chiamare il guercio per far sparare questi giù, scusate. No, sì, speriamo che finisca presto. Sapete che San Valentino è il protettore di Vico del Gargano? Vico del Gargano. A Vico del Gargano è conservata una reliquia del vestito del santo, quindi un pezzo di stoffa del suo vestito, perché durante il transito verso Roma, in cui veniva portato il martire morto, i Vicensi chiesero di avere un pezzo della stoffa. E sapete anche che San Valentino è il patrono dell'agrumicoltura? Agrumicoltura. Oltre che dei fidanzati, lui è il patrono dell'agrumicoltura. E sapete che a Vico del Gargano, il giorno di San Valentino, in chiesa si fa la benedizione delle arance e dei limoni. Perché Vico ha due prodotti di gastronomia di alta qualità, che sono ambedue IGP, e sono l'arancia del Gargano e il limone femminiello del Gargano. Questi agrumi vengono portati in chiesa, vengono benedetti, dopodiché la popolazione, soprattutto i giovani, prendono questi agrumi, li spremono e ne fanno pozioni d'amore. Si dice che questi agrumi benedetti, questa è la leggenda, entriamo nella favola che piace tanto ai fidanzati e agli innamorati. Si dice che questi agrumi abbiano poteri magici, ovvero di far innamorare la persona che ci interessa. E quindi vengono offerte, queste pozioni vengono offerte proprio alla persona che si vuol fare innamorare. E sapete anche che Vico del Gargano ha il vicolo più stretto d'Italia? Vicolo più stretto d'Italia, si chiama Vicolo del Bacio. Ed è largo solo 50 centimetri. E nel giorno di San Valentino i fidanzati, diciamo, fanno la prova a incastrarsi in questo vicolo di 50 centimetri per baciarsi stretti stretti. Quindi dove li portiamo il giorno di San Valentino i nostri ospiti? E a San Giovanni, ad esempio, cambiamo stagione, a San Giovanni dove li portiamo? Perché andiamo a raccogliere le noci? E perché si raccolgono la notte di San Giovanni? La notte di San Giovanni, allora, al nocino venivano attribuite già dall'antichità potenzialità magiche, guaritrici, non solo sotto il profilo digestivo, il nocino veniva dato anche ai bambini, perché grazie al fatto che era che è un alcolico, e quindi è vasodilatatore,
aveva effetti positivi anche di fronte a un raffreddore, perché allargando i vasi e aumentando l'irrorazione dei vasi permetteva di respirare meglio, tant'è che poi è nata tutta la tradizione del vin brûlé, che si consuma quando si è malati, quando si ha un po' di raffreddore. Bene, la notte di San Giovanni, proprio per avere un potere maggiore curativo del nocino, le noci si andavano a raccogliere in questa notte magica, perché si dice che la notte di San Giovanni le streghe si diano appuntamento attorno agli alberi di noce per celebrare i loro sabba. E quindi erano noci stregate, avevano un potere magico. Ecco perché il nocino si fa con le noci raccolte la notte di San Giovanni. Ecco perché i nostri turisti a San Giovanni li portiamo lì. E a San Giuseppe dove li portiamo? No, io tornerei al ragionamento vino se volete, ma allargando all'enogastronomia, il vino ce l'abbiamo in ogni angolo della regione, ma per poter, secondo me, per poterlo valorizzare meglio, dobbiamo, inserirlo in un ambiente già più, attrattivo. San Che ha Giuseppe. con sé all'olio, no, l'iperico, che è quest'erba magica spontanea, detta anche erba scacciadiavoli, quindi ha a che fare anche con la nostra tradizione della Taranta, insomma, quindi veniva raccolta tra il 21 e il 24 Per lo quest'erba stesso motivo. che si metteva nell'olio, sì, poi aveva delle proprietà guarigionali. L'iperico è provato scientificamente che ha delle proprietà antidepressive. E quindi era proprio l'erba scacciadiavoli perché tutte le malattie legate alla sfera neurologica e quindi diciamo alla sfera psicologica, le depressioni o le cosiddette possessioni legate ai riti della Taranta venivano proprio combattute con l'iperico. Ma voi sentite lì dietro? San Giuseppe, dove li portiamo a San Giuseppe? Alle Fanove. Alle Fanove li facciamo sedere attorno ai falò, li mettiamo in mano lo spiedo con le patate, con la cipolla, che altro ci possiamo mettere? I funghi e tutto quello che mi hanno fatto mangiare cotti sotto la cenere, con dei bei racconti da, come dire, da. Alle Fanove ormai si fanno in tantissimi luoghi, uno dei più belli, ad esempio, sono quelli che fanno ad Alberobello. Le Fanove di Alberobello sono veramente mitiche, tutto spento, solo alla luce dei fuochi. E invece adesso vi faccio un'altra domanda cattiva. San Giovanni li portiamo sotto gli alberi di noci, a prescindere da dove? Tra Conversano e Putignano abbiamo una scelta enorme, veramente enorme. Per assurdo, noci ha meno noci. Noci ha più una vegetazione antica, querce, roverelle. Sono quelle querce bellissime che hanno tutte le foglie lanceolate e che sono particolarissime. Dove li portiamo a. Che ne so, vediamo un po'. Arrivano dei turisti americani, vogliono fare una festa di Halloween particolare, dove li portiamo? Sempre in Puglia, sempre in Puglia, se no è facile. A fare? Là fanno le fuga coste e coce Che sono le fuche? Praticamente sono dei falò che accendono nelle piazze, dove bruciano dei rami di vegetazione che cresce in secchi e che hanno un effetto scoppiettante tipo di fuoco d'artificio. E poi fanno la gara delle, però quella forse è importata, no? La gara delle zucche Assolutamente non è importata, sul vino. No, dice altrimenti. questa cosa di Halloween delle zucche che viene dal mondo celtico e che quindi noi l'abbiamo adottato, tra virgolette, però probabilmente.
Allora, è rimasto un unicum. Ah, quindi non c'è, perché non c'è stato. È bellissima, mi hanno detto. Orsara di Puglia, Orsara di Puglia. anche questa in quel della provincia di Foggia. Cosa accade la Dove stanno vigilia? facendo il Festival Jazz in estate. Bellissimo. Cosa fanno alla vigilia, di Ogni Santi? Mentre il mondo celtico e il mondo americano celebra le ombre, e quindi è la festa degli spettri, degli scherzi, della paura, a Orsara fanno la festa delle fuc a cost, ovvero delle zucche a coste, e del coch priatorio, e delle anime del purgatorio. Intraducibile, cioè se viene uno, io l'ho letto così. Che vuol dire? Che è una festa della luce. Non è una festa delle ombre, ecco perché è molto difficile collegarla ai riti americani e a quelli celtici. Al contrario degli americani, loro non celebrano la paura, ma in quella notte si fanno laboratori di intaglio delle zucche per gli ospiti. Il paese alle 7 si spegne completamente, si accendono questi falò per la strada. Le persone, gli abitanti tirano fuori dalle case tavoli, sedie, mettono fuori anche i grandi paioli, iniziano a cucinare per chiunque. Si mangia tutti insieme per strada, chi c'è, mettono fuori legumi, vino e carne alla brace, si mangia tutti insieme. E si accendono le zucche nel loro interno. Tra l'altro, se andate sul sito di Orsara di Puglia, che vi collega a questa festa, che è Fuc a Cost e Coch Priatorio, con la in lunga, quindi del Purgatorio, vedete che l'intaglio tipico di Orsara è completamente diverso da quello americano, da quello celtico. È un unicum questa festa, non esiste neanche nel paese accanto. Cioè è rimasta da oltre 700 anni si fa, perché loro lo dicono che è oltre 700 anni che si rifà questa festa, e che è unica. E che veramente ormai non ci si può manco più andare, perché Orsara sta su un piccolo cocuzzolo e ormai si rimane bloccati, esattamente come accade a Noci, si rimane bloccati sulla strada con le auto perché non c'è spazio sufficiente per salire tutti quanti e per parcheggiare. Però se avete la possibilità di andarci, e quindi magari ci andate qualche giorno prima e vi fermate per un paio di giorni, avete la possibilità di portare i vostri ospiti e di scoprire quanto, ad esempio, sia carino il centro storico di Orsara e quanto sia particolare il pane di Orsara, andandolo a mangiare in un antico panificio del 1400. Esatto. Tutto questo come l'ho scoperto io? Andando nei luoghi, conoscendo le persone. Orsara, ad esempio, è un altro dei luoghi dell'enogastronomia pugliese. C'è Peppe Zullo, che è uno dei ristoratori più famosi di tutta la regione, e lo chiamano il messicano perché lui, avendo fatto fortuna all'estero, in Messico, poi è tornato in patria e ha aperto un ristorante dove fa delle cose speciali, dove ha recuperato anche antiche ricette, dove cucina solo con le erbe spontanee, e se rientrate nella sua simpatia, lui la mattina vi porta a fare la passeggiata nel suo boschetto dove va a raccogliere le erbe spontanee, ve le spiega una ad una, ve le fa annusare, le prende e vi fa sentire la differenza fra il timo stellato, il timo strisciante, è la cosa che mi ha impressionato di più, cioè, è timo, è questo, è timo, e perché sono diversi? E sentili, sembrano delle erbe completamente diverse fra di loro. E lui ha anche recuperato un angolo della sua struttura per creare una cantina. È un uomo che lavora per il territorio, così come ce ne sono tanti altri. Voi qui a Conversano avete tanti ristoratori che comunque qui a Conversano, ma in tutto il circondario,
recuperano le antiche ricette, le antiche tradizioni e le ripropongono, perché il successo che la Puglia avrà in futuro sarà quello di rimanere sempre fedele a se stessa. Nell'innovazione che tutti quanti cercano c'è una sorta di ritorno al passato. Avete assaggiato le orecchiette di grano arso? Ah, che buone! Dove nasce la tradizione del grano arso? Io a Calle Gargano, da Valiera. E perché nasce? Come nasce? Dopo che avevano incendiato la Baggese. Quando le terre pugliesi erano in mano ai grandi feudatari, i contadini il grano se lo sognavano. Se lo sognavano anche perché era talmente tanta la fame la notte che i crampi non li facevano dormire. Alla fine del Maggese, quando venivano bruciate le stoppie, la grande magnanimità di questi feudatari si concretizzava nel permesso che veniva dato alle donne del popolo di andare a fare la spigolatura, quindi chicco per chicco, degli ultimi chicchi che erano rimasti sulle spighe che erano state bruciate. Quindi questi grani, questi chicchi, erano saporitissimi perché subivano una tostatura naturale, non quella chimica che utilizziamo noi oggi come oggi nell'industria, e lenta, con questo fuoco che gli passava. Le donne poi portavano a casa questi chicchi, li tritavano, ne ottenevano una farina scurissima che poi serviva da impastare con altre farine e con altre semole per potersene nutrire durante tutto l'inverno. Oggi la farina di grano arso che noi consumiamo ovviamente non ha più quel tipo di produzione, di preparazione, ma soprattutto secondo me non ha neanche più lo stesso sapore, perché i metodi di tostatura sono quelli ficchiamo in forno e facciamo, insomma, è tutt'altro rispetto a quello che noi mangiamo. Così come altro è il vino che noi consumiamo oggi rispetto al vino che si faceva 50 anni fa. E ora torniamo al nostro argomento principale, dopo aver fatto questo piccolo viaggio in giro per il mondo pugliese sempre, enogastronomico. Perché è diverso? Perché una delle tendenze della globalizzazione del settore vitivinicolo è quello alla cosiddetta microossigenazione, ovvero l'introduzione in tutte le cantine delle barrique di rovere. Cos'è una barrique? È quella piccola botte che contiene 250 litri di vino, che non faceva assolutamente parte della nostra tradizione vitivinicola. Nelle nostre cantine noi avevamo i cosiddetti tonneau, che erano delle grandi botti da 750 litri, che non erano fatte in legno di rovere, ma erano fatte generalmente in legno di castagno o in legno di ciliegio, che erano gli unici due legni che non avevano perdite, e quindi erano abbastanza asciutti per poter garantire di tenere il liquido e non di disperderlo, garantendo allo stesso tempo di non rilasciare resine all'interno del tonneau e quindi all'interno della botte, che sono notoriamente delle sostanze amaricanti che andavano a rovinare il sapore del vino. Bene, l'introduzione di queste tecniche di produzione sta cambiando il sapore globale del vino e anche i francesi si sono dovuti adeguare a questa tendenza. La microossigenazione non è altro che l'utilizzo, quindi si chiama micro perché si utilizzano dei legni che hanno dei micropori, quindi il legno di rovere. Ossigenazione perché a seconda della quantità di vino che noi mettiamo in un contenitore e quindi del rapporto tra la quantità e la superficie di contatto, noi abbiamo un'ossigenazione più o meno spinta. In una botte grande, in un tonneau,
E lo scambio di ossigeno con l'esterno è più limitato, perché la superficie di contatto rispetto alla quantità del liquido contenuto è inferiore rispetto invece a quella che è una botte piccola. E quindi l'ossigenazione era inferiore. Avevamo dei vini meno ossigenati. Che vuol dire ossigenazione? Il vino è il prodotto della fermentazione alcolica dell'uva. Fin qua ci siamo. Se noi prendiamo le uve e le lasciamo, utilizziamo questo brutto termine, a stare, cosa otteniamo? L'aceto. Quindi per poter ottenere del vino noi abbiamo necessità di inserire dei lieviti di fermentazione, perché altrimenti otteniamo solo aceto. Se noi non tuteliamo il vino dalla luce, la luce lo ossida, tant'è che vediamo dei vini che hanno dei colori spenti. Man mano che il vino diventa vecchio e brutto da essere bevuto, diventa più aranciato. Il giallastro, allora più... Arancione. Sì, arancione, si dice aranciato, color mattone proprio diventa. Pensate che la vita vegetativa di un vino è paragonabile alla vita vegetativa di una pianta. Quindi pensate ai colori. Un vino bianco, quando ha delle venature verdi, è più fresco. Man mano che invecchia, inizia quella clorofilla verde a trasformarsi in giallo. Quando diventa giallo ambra, vuol dire che sta diventando vecchio e va bevuto. Perché non si butta niente, il vino non si butta mai. Se nasce già giallo ambra è perché magari si tratta di un vino. Ditelo, ditelo, passito. Di un vino passito, quindi ottenuto da delle uve che già sono di quel colore. Uva passa, appunto. Per il vino rosso, invece, il colore brillante e violaceo è segno di giovinezza. Man mano che questo viola cambia e si trasforma in marrone, e quindi color aranciato, color mattone, il vino invecchia. A meno che quel color mattone non sia sintomo di una particolare tipologia di produzione vitivinicola, che è quello della maderizzazione, che viene da Madeira, città del Portogallo, dove appunto si fa questo tipo di produzione di vini dolci. Sono vini da dessert più che altro. Esatto, sono paragonabili al Marsala. Esatto, si dice anche vino marsalato. Esatto, quando il vino ha avuto una quantità di ossigeno eccessiva rispetto a quello di cui avrebbe bisogno, tant'è che va incontro ad un'ossidazione del colore e quindi sembra vecchio, in realtà non è vecchio, ma è stata fatta apposta quella produzione. I nostri vini prima non facevano tanto invecchiamento, erano più vini, come si dice in gergo, di pronta beva, venivano imbottigliati più o meno a San Martino, vino nuovo, ogni mosto diventa vino nuovo che è diverso da vino novello, sapete? Tutti? Dite sì. Il novello è di derivazione dei paesi nordici. Il novello ha un'altra tipologia completamente diversa di produzione. E quindi è proprio un'altra cosa, è stato inventato in Francia e poi il Beaujolais Nouveau e poi è stato, diciamo, si è diffuso in altri paesi e adesso vi dico anche perché tanti altri paesi lo hanno adottato. Però si consuma da giovane. Si consuma da giovane. Sì. Cioè non è un vino da invecchiamento. Assolutamente no. Prima i nostri vini erano immediatamente messi in commercio, erano pochi i vini che subivano un certo invecchiamento che venivano messi in commercio dopo qualche anno.
Oggi come oggi anche i nostri vini sono da lungo invecchiamento, ma la fortuna della Puglia sta anche in questo, nel fatto che il gusto dei consumatori, proprio perché i nuovi consumatori sono i nuovi mercati e innanzitutto il mercato statunitense, il gusto dei consumatori è diverso e quindi anche i produttori si stanno adeguando a questi gusti. Uno, l'omologazione della microossigenazione è stata la prima trasformazione operata in Europa, voluta soprattutto dagli americani, perché gli americani non amano i vini importanti, strutturati, cosiddetti vini da meditazione, perché non hanno il palato ancora educato, mentre noi sono secoli che conviviamo con il vino, loro si sono approcciati al consumo vitivinicolo soltanto di recente. Cambia proprio il sapore. No, ma perché hanno cambiato il legno? Non hanno fatto delle barrique, però comunque tenendo il ciliegio e il castagno. Perché nel frattempo, diciamo, è stata distrutta anche tutta quell'artigianato che era legato alla produzione delle botti. Quindi nessuno più fa quelle botti con il nostro legno. No. Perché Perché il legno che è stato, diciamo, individuato come il migliore in termini di scambio di ossigeno e di mancanza di rilascio di resine, e quindi, diciamo, quello più neutro che interagisce meno con il vino è la barrique di Rovere, cioè è il legno di Rovere. Lo Se so. no il materiale nostro. Vabbè, però almeno il ciliegio, insomma, per la cultura che abbiamo della coltivazione del ciliegio, magari tra 20 anni cambierà questo. Esatto, bisognerebbe, come dire, operare un'inversione di rotta, ma sulla base di. Sì, bisognerebbe operare un'inversione di rotta, ma sulla base di dati oggettivi che dicano che l'utilizzo, che diciamo confortino i produttori sul fatto che l'utilizzo di altri legni rispetto al legno di Rovere garantisca le stesse qualità organolettiche, cosa che loro ormai hanno perso come abitudine. Torniamo un attimo al novello. Il novello è un prodotto della macerazione carbonica delle uve, non c'è introduzione di lieviti e quindi non c'è fermentazione del mosto. Il mosto da cui si ottiene il novello viene fatto macerare sotto pressione di anidride carbonica, quindi sotto la pressione in assenza di ossigeno praticamente. È una sorta di succo d'uva in cui gli zuccheri si trasformano, il glucosio si trasforma in alcol, perché l'alcol non è altro che una catena, è un polimero dello zucchero. Gli zuccheri si trasformano in alcol sotto proprio la pressione dell'anidride carbonica. I francesi hanno costruito una fortuna economica e una leggenda attorno a questa produzione, dicendo che è stato il caso che ha voluto che un contadino, dopo aver raccolto le uve nel proprio campo, avendole messe sul suo carro ammonticchiate, preso da un colpo di sole, si fosse addormentato sotto un albero. E quando si è svegliato si è reso conto che le uve sotto il sole, ma soprattutto quelle che stavano sotto, per la pressione di quelle che erano sopra, si erano rotte. E però ne era venuto fuori e colato un succo buonissimo, delicatissimo, un vino fresco che riesce a mantenere le caratteristiche del vitigno da cui proviene. Sotto il profilo economico è una manna per i produttori. È un prodotto che si accosta benissimo ai prodotti gastronomici del periodo. Come si arriva a questo?
questo episodio. Il vino francese si chiamava Beaujolais Nouveau. E la città in cui succedeva questa cosa era proprio Beaujolais. Il secolo scorso, metà del 1900. Infatti è un prodotto abbastanza nuovo. Perché tutti i produttori hanno deciso di fare, e anche gli italiani hanno deciso di fare il loro novello? Perché? Proprio perché la cantina vendemmia a settembre. Esatto. E poi, diciamo, fa un investimento di mesi per la fermentazione, la stabilizzazione del vino, la messa in commercio e quindi tutto quanto. Non inizia ad incassare, quindi è una logica legata, diciamo, ai tempi lunghi dell'agricoltura, non inizia ad incassare prima di tot mesi. Il novello invece è un prodotto di pronta beva, quindi non fai un investimento che devi tenere anche lo spazio per poterlo stoccare, perché lo fai e lo vendi. Si consuma generalmente entro l'anno, anche se io, da curiosona che non sono altro, un anno ho acquistato una confezione da 6 di novello, l'ho assaggiato quell'anno, una bottiglia, l'anno successivo ho assaggiato un'altra bottiglia di quel novello e devo dire che era ancora molto soddisfacente, non era più fresco come quell'anno, però era ancora un bel vino piacevole da bere. Il terzo anno era diventato un vino molto maturo, con un colore andante, il quarto anno era completamente inacidito. Quindi ho capito che il fatto di essere consumato entro dicembre, gennaio, è un fatto di opportunità, piacevolezza organolettica e anche di legame con quelli che sono i prodotti di questo periodo. Si lega benissimo con le castagne, si lega benissimo con i funghi, si lega benissimo col tartufo, si lega benissimo con tutta una serie di alimenti che in questo periodo, diciamo, noi mettiamo sulla nostra tavola. Si lega benissimo anche con le ricette a base di zucca. Sì, esatto. Il vino nuovo invece è il vino della vendemmia, quello che ha subito una fermentazione alcolica. Quando si dice a San Martino ogni mosto diventa vino, si parla proprio del fatto che finisce la fermentazione alcolica. Quindi non confondete vino nuovo, nella nostra accezione pugliese, con vino novello, sono due cose completamente diverse. Uno è il vino fatto come, diciamo, prevede la normativa, ovvero ottenuto dalla fermentazione alcolica dell'uva o del mosto dell'uva. Il novello invece ha una macerazione carbonica, è proprio completamente diverso il metodo di produzione. C'era un'altra domanda che circolava. Esatto. Anche se la vita della botte è molto più lunga. Ci sono dei produttori che si vantano, e tutto questo per me è assolutamente non sostenibile dal punto di vista ambientale, si vantano di produrre dei vini che vengono affinati in botti di rovere nuove. Ovvero vuol dire che ogni annata di quel vino presuppone l'acquisto di tot botti nuove di rovere, il taglio di tot alberi e quindi un danno ambientale notevole. E quelli che hai comprato l'anno scorso, che ne fai? Le sposti su un'altra produzione, perché nulla si butta, per fortuna. Quando la botte arriva al suo esaurimento, e quindi, diciamo, esaurisce la sua capacità di microossigenare il vino, ma essendo eccessivamente impregnata di vino, viene destinata a produzione di distillati. Tutti i distillati che vengono invecchiati, le cosiddette grappe barriccate, non sono altro che grappe che vengono fatte invecchiare all'interno di botti di rovere, di barrique quindi, che sono state precedentemente usate per il vino.
E quindi acquisiscono quel colore ambrato proprio perché si impregnano anche di tutta una serie di sostanze che sono state lasciate lì dal vino. Legno di rovere non è sempre uguale a se stesso, nel senso che ci sono dei produttori che preferiscono il rovere americano e quindi il rovere bianco, ci sono dei produttori che preferiscono il rovere di Slavonia, che è una regione dell'est della Polonia, alcuni che preferiscono il rovere d'Alsazia, che è una regione francese. Le differenze tra queste tipologie di rovere, i sommelier le classificano con le sostanze, i sapori e i profumi che il rovere riesce ad aggiungere al vino. Vi è mai capitato di sentire l'odore di un vino e di dire: "No, sembra che dentro c'è, non lo so, la vaniglia"? La vaniglia è la caratteristica che viene rilasciata proprio da alcune botti di rovere d'Alsazia. Il rovere più neutro, quello che non rilascia praticamente nulla, neanche un odore suo, né positivo né negativo, è quello americano. Mentre il rovere di Slavonia lascia una sorta di profumo di caramello. Non so se vi è mai capitato di sentire un po' di profumo di caramello all'interno di alcuni vini. C'è un altro rovere invece che rilascia dei profumi di lieviti, come se ci fosse l'odore del pane appena impastato. Per intenderci. Avete mai fatto... Cosa? I sapori fruttati. Allora, com'è che un vino dà di mirtillo? Si sente il profumo di mirtillo in questo vino? Forse perché vicino c'era il bosco. Allora, io ho un amico di Sant'Elmo, però secondo me Non so, sono io mi sono delle sempre cose domandata questi profumi da dove vengono. per inizio, non lo so, per tentativi, che dove fa il vino, mette a parte insomma dei rami di roverelle o di castagno che pota, poi mette la rosa canina, insomma io ogni volta che sono disperata Dove la perché mette la diciamo... rosa canina? Lui la mette attorno alle botti. Ah, quindi proprio Sì, nella cantina. nella cantina, ma fascino quindi questi arbusti, insomma ogni tanto, compreso il ruolo del limone, quindi mi chiedevo Allora, la se rosa fosse canina. la sua o di tutti. Dunque. La rosa canina in genere si mette. Ah, guardate. Questo è giusto per curiosità. I cinesi che copiano tutto, hanno fatto il sideways cinese. Non è una mia invenzione, è vero. Sì, cinese. Sideways. È la versione cinese di sideways questa. È vero. Stavo cercando una immagine da farvi vedere. Questo materiale poi ve lo lascio, perché tutto quello che spiega il rapporto Europa-America con importazione e diciamo, e sconfitta della fillossera. Posso dire una cosa riguardo alla nuova riguardo sicuramente c'è un allontanamento da una tradizione diciamo di vinificazione nostra. Questo fatto dell'utilizzo del rovere, a parte questo lato negativo, non vedo un danno ambientale, sinceramente. Non è che non si riboscano i rovereti, ci sono delle tecniche di selvicoltura, ci sono dei progetti, non si fa, a meno che non si fa con una selvicoltura di rapina o di spinta, come dicono i tecnici, però. Sinceramente, lo dico da tecnico perché faccio i progetti di taglio dei boschi, quindi noi garantiamo la riproduzione del bosco e dai tempi antichi si è sempre fatta la selvicoltura, quindi se mi permette non sono d'accordo con Sì, il danno il danno ambientale. ambientale è proprio legato al pericolo che la selvicoltura venga fatta in maniera selvaggia, perché noi siamo bravissimi a fare le regole, noi umani,
ma anche a calpestarle in nome del profitto. E purtroppo non abbiamo raggiunto ancora quella maturità che, almeno personalmente, mi dà la possibilità di dormire tranquilla e di dire: ok, il rovere che viene utilizzato per queste botti sì, non sempre è certificato, perché esiste... Esatto. Purtroppo questa non è una garanzia che ci viene data. Vediamo se si apre adesso. No, continua a dire che questa cartella non gliene frega niente. È una cartella cinese. Allora, i profumi. Il profumo è il primo approccio che noi abbiamo nei confronti di un vino. La prima... sensazione forte ce la dà il profumo. Non abbiamo ancora l'occhio allenato per farci esaltare dal colore di un vino. Nell'approccio alla degustazione, il primo esame che si fa, infatti, è quello visivo, che in genere è finalizzato soprattutto alla verifica che non ci siano sostanze in sospensione e quindi che non ci sia un colore piatto, che non ci siano, non ci siano schiume, non ci siano all'occhio nudo dei problemi e quindi che il vino si sia conservato male e non sia adeguato ad essere consumato. Dopodiché passiamo alla degustazione olfattiva. Perché in questo vino ci sentiamo l'amarena, in quest'altro il mirtillo? Perché si dice che il cabernet dia di peperone? Perché il pecorino, che è un vitigno dell'Abruzzo, si chiama pecorino perché dà un po' di formaggio, come il formaggio pecorino? Nessuno lo sa. Che cos'è un profumo? Il profumo è una molecola volatile ed è un alcol. Quando noi ci mettiamo addosso il profumo, non facciamo altro che metterci addosso una sostanza alcolica. No, è proprio una sostanza alcolica. Quindi a seconda, proprio è un fatto chimico, a seconda della composizione chimica della molecola di alcol che c'è in quella bottiglia, delle molecole di alcol che ci sono in quella bottiglia, noi avremo un profumo piuttosto che un altro. Perché alcuni lo sentono e altri no, allora? Perché i sommelier lo sentono e gli altri prendono in giro i sommelier dicendo che quelli sono pazzi? Perché hanno allenato questa percezione olfattiva. Perché hanno allenato una cosa più importante che si chiama memoria olfattiva. Perché noi quando sentiamo un profumo, che ti sei messa oggi, Poison, madò che buono quel profumo, mica diciamo che ti sei messa oggi il dimetil clorofenile, che sarebbe il nome giusto con cui chiamarlo, no? Diciamo che c'hai un ottimo profumo e che profumi di agrumi, no? Noi la prima volta che abbiamo sentito il profumo dell'arancia, l'abbiamo fissato nella nostra memoria come profumo di arancia. Noi abbiamo catalogato il nostro profumo. Quando abbiamo sentito la prima volta il profumo di banana, lo abbiamo catalogato come profumo di banana, profumo di ananas. I profumi, così come i polifenoli, quindi sono delle catene alcoliche più o meno lunghe e sono quelle che si sviluppano nel tempo a seconda della temperatura. Facciamo l'esempio della differenza tra un vino bianco e un vino rosso. Posso fare una considerazione da operatore in questo caso? Forse si sente il microfono? No, lo devi accendere, non ti sento.
Adesso sì. A proposito di memoria olfattiva, no? Chi di noi non ha delle memorie olfattive legate all'infanzia, per cui il profumo di nonna, che magari era il profumo del pane, esatto, piuttosto che... Allora, nel turismo adesso si fa un gran parlare di esperienze, perché chi va in un viaggio vuole fare esperienza di quella terra, e lei diceva, scusami, tu dicevi prima, una cosa molto importante, cioè chi viene in Puglia, stiamo parlando di Puglia, stiamo parlando di vino, quindi insomma dei nostri profumi, e fa l'esperienza di un vino in una masseria, quindi in un contesto che può essere collocato proprio in un file, in archivio, poi quando torna a casa e si andrà a cercare la bottiglia di vino, perché è buono, perché sicuramente rivivrà nella, esatto, sua memoria quell'esperienza, e questo fa sì che si crei un legame sia con quell'esperienza che col contesto che ha maturato quell'esperienza. Sì, l'ho detto inizialmente, ed è una delle nostre fortune. Il gadget più acquistato da un turista in partenza dalla Puglia è un prodotto enogastronomico. Se non è il vino, che purtroppo oggi come oggi è contingentato, soprattutto se si viene in Puglia in aereo, acquistare un vino diventa un casino, scusate l'espressione. Perché guidi sull'aereo, quindi o lo compri dallo shop in aeroporto, quando hai già passato tutti i controlli, oppure te lo sogni. Online? Come vanno adesso le vendite online? Online. Questa è la genialità che hanno inventato alcuni frantoi. Alcuni frantoi, sulla base del successo che i loro oli ottengono a tavola, propongono l'acquisto e la spedizione a casa dell'olio. Ed è un'ottima soluzione, proprio per saltare queste limitazioni, perché non è che in aeroporto troviamo tutti i vini di tutta la Puglia, e quindi diciamo, me lo compro in aeroporto, questo è buono, mi scrivo qual è, quando arrivo in aeroporto passo il controllo, me lo compro e me lo porto. Bugia, in aeroporto ci stanno soltanto 3, 4, 5 marchi, non di più. Così come accade per tutti gli altri gadget, anche se la marmellata ce la fanno passare, i sottoli poi alla fine ce li fanno passare, perché sono tutte confezioni abbastanza piccoline. Alcuni sì, ma non sono quelli che comprano i turisti. Tornando alla memoria olfattiva, vi voglio fare una domanda. Avete mai sentito un profumo di ananas in un vino rosso? Come mai? E perché no? Perché dobbiamo pensare sempre alla stessa logica di cui parlavamo prima. Gli alcoli sono portatori degli stessi colori, esattamente come gli antociani. La banana avrà profumo di banana, e il profumo di banana lo potremo trovare soltanto in altre cose che hanno lo stesso colore. Quindi in un vino bianco, non sentiremo mai il profumo di banana in un vino rosso. No, ti prego, adesso serve il microfono, perché David Bowie mi aspetterà, io lo adoro, voglio tanto bene a quell'uomo. Dicevo, dagli occhi diversi. In Francia, almeno per quel che ho sentito, producono, al di là del fatto olfattivo, però un vino bianco dal chicco rosso, perché mi pare che il colore del vino venga dato dalla pellicola, no? Allora loro cosa fanno? Lei avrà la nota per essere arrivato in ritardo stasera. È vero, mi sono perso una... il blanc de blanc, stesso... si chiama. Allora, blanc de blanc è vino bianco da uve bianche. Sì. In genere questa è la dicitura che si applica agli spumanti. Ah, sì. Agli champagne, scusate. I champagne più pregiati sono quelli da Pinot Noir
ovvero i blanc de noir. Ah, il blanc de noir, sì, sì. No? Come facciamo ad avere uno spumante bianco da un'uva rossa? Dopo la premitura, come ho detto prima, si tolgono le bucce, perché il frutto nell'interno è tutto bianco, sia che abbia la buccia gialla, sia che abbia la buccia rossa. E quindi avremo un vino bianco di gradazione da rosso. Esatto. Quindi di più gradazione. In Puglia hanno fatto il nero di Troia, bianco. Se andate nella zona di Castel del Monte, c'è la cantina Carpentiere, che fa un ottimissimo vino bianco da uva nero di Troia, che si chiama Come d'incanto, perché Come d'incanto ti trovi di fronte a una gradazione alcolica elevata che non corrisponde a quello che tu ti aspetteresti da un vino bianco, ovvero la freschezza, la sapidità, l'acidità. Torniamo un attimo quindi ai profumi. Come si formano i profumi? I profumi si formano dal fatto che le catene di zucchero, trasformandosi in alcol, si legano fra di loro. Tanto più lunghe sono le catene, tanto più i profumi saranno complessi. In un vino di quest'annata noi sentiremo profumo di mora, amarena, banana, ananas. Se io sto assaggiando alla cieca, no? Posso dire se un vino è giovane, è invecchiato in bottiglia, oppure addirittura è invecchiato in botte, senza vedere la bottiglia. Non perché io sia magica, perché la logica è questa, chimicamente cosa accade? Tanto più corte sono le catene, tanto più rappresentano profumi primari. Quindi sentirò un profumo di mora, di amarena, se parliamo di un vino rosso, di banana, di ananas, di erba appena tagliata, se parliamo di un vino bianco. Se parliamo di un vino un po' più affinato, io sentirò un profumo fruttato. Dirò questo vino è fruttato, ma non saprò individuare qual è il frutto nello specifico. Perché nell'invecchiamento successivo alla fermentazione, quelle catene si legano ancora di più fra di loro e diventano catene più lunghe. Tanto sono lunghe, tanto più il profumo sarà complesso. Quando un vino sarà stato anche invecchiato, noi diremo addirittura sento un bouquet fruttato. Cioè sarà così complesso da non poter dire neanche fruttato di sottobosco. Se noi mettessimo nella stessa coppa tante ciliegie e immergessimo il naso in quelle, sentiremmo odore di ciliegia. Se in un'altra coppa ci mettiamo i frutti di sottobosco, no? Quelli bellissimi per fare le crostate, e ci mettiamo il naso dentro, non riusciamo a sentire il mirtillo, l'amarena, l'ampone, il ribes nero, eccetera. Diremo, sono frutti di sottobosco, sento profumi di sottobosco. Se in un'altra coppa io ci metto le marmellate, e quindi un'evoluzione di quei frutti di sottobosco, ci metto le marmellate dei frutti di sottobosco, io sentirò un bouquet di sottobosco, ovvero un profumo ancora più complesso. Questo mi dà la possibilità di dire, beh, questo vino è più invecchiato e me ne accorgerò da tante altre caratteristiche anche al gusto e visive, ma il profumo è una delle esperienze principali, è quella che ci portiamo via con noi, innanzitutto. Poi il sapore. Il profumo cambia dalla prima alla seconda degustazione, cioè dal primo al secondo assaggio. Perché? Quando noi facciamo il primo assaggio di un vino, la bocca ha altri sapori e quindi sentiamo un profumo puro che dal naso arriva direttamente, no? Nella gola, perché noi il profumo lo sentiamo anche retro nasale. Noi abbiamo tutta questa parte che sente gli odori. Dopo che abbiamo assaggiato
il vino e risentiamo il profumo di quel vino, lo sentiremo diverso, perché abbiamo già condizionato dalla bocca i cosiddetti profumi retro olfattivi, che vengono quindi dalla bocca. È come se fosse una corrente d'aria che va a condizionare il profumo che noi stiamo sentendo. È un concetto anatomico abbastanza semplice, diciamo. Io voglio delle domande adesso. Sono le 6, ma siccome abbiamo iniziato con 10 minuti di ritardo, ce li prendiamo altri 10 minuti, possiamo? È vero? È vero. Quali altre curiosità avete a proposito del vino? Se io vi dicessi, ragazzi, adesso abbiamo fatto un bel seminario, io mi sono divertita, siete un bellissimo pubblico perché siete stati attenti, partecipativi, avete giocato con me, facciamo un brindisi. Perché dico facciamo un brindisi? Fa venire in mente qualche cosa la parola brindisi? Madò, la città, e che c'entra mo Brindisi? E mica faccio. È banale, però qua siamo in Puglia e noi siamo banali. Siamo più nazionalisti dei francesi, su. E ma forse sarà nata a Brindisi. Perché quello era il porto dal quale? No. Il porto c'entra, ma no, ve lo dico io. Ve lo dico io. Brindisi è il luogo da cui nel 1200 i nostri crociati si imbarcarono per andare in Terra Santa a combattere la Guerra Santa. A Brindisi le navi si caricavano dei soldati e anche di tanto vino locale che doveva sostenere l'umore della truppa durante la guerra, perché a parte dare energia il vino dava anche, diciamo, ebbrezza per potersi lanciare in questa guerra. Bene, prima di partire ovviamente i soldati si guardavano in faccia e si dicevano, proprio all'epoca si diceva, a Macambà, cioè nel senso torneremo vivi. Nel dubbio si davano a grandi bevute e a grandi amori, passeggeri, ma amori erano, si consumavano brevemente in una notte, ma erano amori. Durante le guerre, alla fine delle battaglie, la sera nelle tende, per scacciare l'idea della morte e per esorcizzare il pericolo che avevano trascorso, bevendo, si dicevano, ragazzi, facciamo come a Brindisi, come se stessimo ancora a Brindisi, come se stessimo bevendo prima di queste brutte esperienze. È rimasto fare un brindisi per ricordare cosa? I momenti felici, tant'è che brindiamo quando c'è un momento felice. Perché questa cosa non l'abbiamo mai sfruttata a livello promozionale, visto che l'idea del brindisi nasce in Puglia e Brindisi ce l'abbiamo in Puglia? Brindare, viene tutto da Brindisi. Come nella Puglia, quali altre esperienze oggi, allo stato attuale, come nel 2014, si potrebbero proporre relativamente all'enogastronomia? Ecco, questa è una bellissima domanda. Allora, di grande interesse e di grande potenzialità sono proprio le esperienze, gli inglesi le chiamano hands on, con le mani dentro, i laboratori, che sono quelli che ci fanno entrare ancora di più in contatto con un territorio. Io vengo qui in Puglia, mi innamoro della Puglia, assaggio il vino pugliese, mi piace,
lo comprerò quando torno a casa, o quantomeno lo cercherò nei luoghi in cui io vado a fare la spesa. Mi innamoro delle orecchiette, mi innamoro del pane, della focaccia, dei panzerotti, mi innamoro delle pettole, mi innamoro delle sgagliozze, mi innamoro di tutto questo modo di mangiare per strada, mi innamoro di fave e cicorie, ma per poterle rifare a casa mia io devo imparare. Perché anche se internet mi fornisce le ricette, me le fornisce in tutte le lingue, i segreti della nonna, la manualità che porta a girare la pasta con tanta velocità che non si spezza il bordo, che a me si spezza sempre il bordo quando faccio l'orecchietta, che mi viene bella quella rigatura con il coltello che a me viene invece liscia, che sembrano fatte dalla macchinetta, insomma, la impari soltanto qui. La manualità per tirar fuori la pasta e fare i nodini dei taralli, il divertimento di mettere le mani nell'acqua bollente per farsi la mozzarella o addirittura imparare a tirare la pasta e metterci dentro la stracciatella, che è un pricio vedere i turisti fare una cosa del genere, è divertentissimo, e insegnargli come nasce la burrata. Come nasce la burrata? Chi l'ha inventata la burrata? Ad Andria è molto famosa, ma perché è nata? Cioè, qual era l'utilità di mettere la stracciatella nella mozzarella? Non sembra un po' troppo... I sottoprodotti della lavorazione della pasta, quella sfilacciatura di mozzarella, veniva, anche qui c'era la magnanimità del Casaro, veniva concessa alla fine della giornata agli operai che, dopo aver lavorato tutto il giorno con le mani nell'acqua calda, potevano portarsi a casa gli sfilacci. Ma all'epoca il sistema migliore per portarsi a casa gli sfilacci erano queste borse di pasta. Si facevano proprio le borse di pasta di mozzarella, di pasta filata, si mettevano dentro gli straccetti e si portavano a casa come delle buste. Anche perché era cibo anche qua. Esatto, e si mangiavano. E così è nata la burrata. Beh, io ho notato che comunque rispetto agli italiani, noi abbiamo, quando viaggiamo, più la cultura, l'esperienza del vedere, andiamo a vedere, vediamo un monumento, vediamo questo, vediamo quello. Come mai? Gli stranieri invece, per stranieri intendo ovviamente in senso allargato, ma soprattutto del mondo Nord Europa, eccetera, invece del fare. Anche analizzando i siti turistici all'estero, c'è soprattutto what to do, cosa fare, quindi loro vogliono fare. Quindi quando io vedo a volte che li sottoponiamo a delle torture in cui li facciamo vedere tutti i musei e le chiese della Puglia, secondo me tornano a casa stomati. Ecco perché, sì, noi invece, probabilmente perché ci deriva dalle gite scolastiche in cui noi, almeno io parlo dal liceo, andavamo soltanto a vedere, meno male che insomma c'erano i pigiama party, che almeno sì, quello, vedere, era, diciamo. Quello era sperimentare. Però. Sì, però voglio dire, noi abbiamo più questa cultura del vedere il monumento, vedere il vedere. Quindi se una città non c'è un monumento, è brutta. In realtà non lo è. In realtà questo, non è me. Così. Questo nasce, chiedo scusa, rispondo subito a questa considerazione. Questo nasce anche e soprattutto dal fatto che come si mangia da noi in Puglia, non si mangia fuori. Quindi piuttosto che trascorrere il tempo in un ristorante, diciamo, a provare, a gustare i sapori di quel territorio, preferisco, da italiano, confrontarmi con un altro tipo di patrimonio, che è quello artistico. Considerando anche il fatto che partiamo da una nazione che ha già un patrimonio artistico enorme, e quindi abbiamo bisogno di confrontarci con altri patrimoni artistici.
Ecco perché all'estero è più importante il turismo del vino, mentre io stasera con voi ho parlato soprattutto di turismo enogastronomico. Perché io posso andare in Francia a fare le più belle visite delle cantine che si possano fare nel mondo. Posso andare a vedere le cantine dello champagne, inebriarmi di fronte a queste montagne di bottiglie tutte a testa in giù, a vedere questi ruotatori meccanici che movimentano lo champagne per far colare il lievito, eccetera. Ma poi quando esco dalla cantina, cosa mangio? Quelle le mangio prima, perché poi quando vado nella cantina bevo lo champagne, non è che prima bevo e poi mangio. No, scusami, era una battuta. A parte l'ostrica che mi posso mangiare anche qua, tra parentesi. Sì, e che posso mangiare anche qua. E a parte i formaggi? No, io vi provoco. Io qui posso mangiare quello che voglio. Se io esco di qua adesso ed entro nel primo ristorante e non trovo nulla che mi piace, al secondo ristorante troverò sicuramente qualcosa che mi piace. E comunque già nel primo ristorante troverò piatti a base di pasta, piatti a base di verdure, piatti a base di carne, piatti a base di pesce, piatti misti, piatti unici. Noi abbiamo una cultura enogastronomica più ampia, è più complessa. Il piatto tipico della Francia qual è? Cioè noi possiamo dire piatto tipico dell'Italia, la pizza, la pasta, gli spaghetti, il ragù che ormai è diventato di tutta Italia. Esatto, poi ognuno lo fa alla sua maniera, chi lo fa con la carne di cavallo, chi lo fa con la carne mista, chi lo fa con la carne macinata. Stiamo per chiudere. Chiedi, l'Italia ha le verdure, l'Italia è conosciuta all'estero per tantissimi piatti tipici, cioè, tutti quanti sanno che partendo e andando a Bologna, qual è la cosa principale ad andare ad assaggiare? Se vado a Rimini, che mi mangio? La piadeina. Ogni città d'Italia ha il suo piatto tipico. Se vado all'estero, sì, e qual è il piatto tipico, ad esempio, della Germania? Patate. Kartoffeln di Galatina. Perché alla borsa della patata della Germania, la patata di Galatina è la più quotata. Sapevate? Sì, patata Sieglinde di Galatina. Molto simile, è una patata primaticcia come quella di Polignano, che meriterebbe anche quella di essere conosciuta. Sì, sì. Voi l'avete mai assaggiata? Perché non passa proprio dalle nostre tavole, va direttamente in Germania, come determinate produzioni di uva. Voi sapete che ormai nel nostro territorio hanno sperimentato e ottenuto delle varietà di uva apirene. Che vuol dire apirene? Senza semi. Perché senza semi? Noi l'abbiamo chieste, noi come consumatori siamo abituati all'uva con i semi. Nel nord Europa vogliono l'uva senza semi, perché il loro galateo, diciamo, gli impone di non sputacchiarli nel piatto. Noi siamo abituati ad ingoiarli e non ci facciamo neanche più caso. Queste uve le avete mai trovate dal vostro fruttivendolo? Ora si sta diffondendo, ma le abbiamo ottenute da anni. Sono varietà che producevamo solo ed esclusivamente per l'estero, perché erano una richiesta dell'estero, ma non arrivavano sulle nostre tavole. Ma si riproduce solo per talea, per propagine, per talea. Che cosa? Questo tipo di uva senza seme. No, allora l'uva, diciamo,
si innesta su un portinnesto come qualsiasi altro tipo di frutta e si innesta il germoglio che si chiama barbatella praticamente. Come si fanno gli innesti? Tutti gli alberi, tutte le piante hanno dei luoghi in cui hanno delle zone più sensibili al passaggio di acqua, i cosiddetti nodi. Li avete mai notati? Se noi in quelle zone avviciniamo un germoglio e li leghiamo, li teniamo legati, si ricostruisce naturalmente un canale di trasporto dell'acqua e delle sostanze nutritive. Ed è così che si fanno gli innesti in natura, mi corregga, dottore. No, ho capito, io rispetto le competenze, non sono agronomo. No. No. No, io leggo, studio, mi informo e cerco di utilizzare, diciamo, la terminologia giusta. Sì. Bene. Grazie a voi. A voi. Chiunque avesse bisogno dei miei recapiti, Luigia ve li può dare. Sono a vostra disposizione. Stiamo già iniziando? Sì. Saluto tutti, vi ringrazio per l'affluenza, è stato un successo veramente. E colgo l'occasione per ringraziare, siccome siamo in streaming, Davide Valpreda di Team Cloud, il docente di martedì, che ci ha deliziato con un seminario sulla visibilità online e il marketing, Alessandro Rubino, Tree of Life, sulla vocazione del turismo pugliese, Anna Grazia Laura, Enat, e Silvestro stamattina con turismo e gastronomia, e Alma Sinibaldi, appunto. Grazie. Grazie a voi. Tutti voi. Ringraziamo anche le aziende che hanno permesso tutto ciò, The Hub, Gal Sud-Est Barese, Compagnia del Trullo, che vi invita stasera a bere qualcosina, ma giusto qualcosina. È qui e dappertutto. Sì, sì, fate nome nostro, pagate voi. Associazione Startup Turismo. Soprattutto lasciate il conto aperto. Sì. A nome nostro, ma pagate voi, sempre. Associazione Startup Turismo ci supporta da Bologna, Arti, Regione Puglia chiaramente, e Puglia Promozione. Il materiale di tutti i seminari e il workshop di questi giorni li troverete sul sito laboratoridalbasso.it, gli attestati per coloro che comunque avranno raggiunto un tot ore superiori a quelle delle assenze vi verranno poi inviati oppure li potrete ritirare al DAB. I feedback, vi ricordo di lasciare i feedback sui laboratori e vi invito come operatori e come colleghi di fare networking tra di voi e con noi. E con noi. Noi abbiamo appena fatto 4 fiere consecutive, uno stress allucinante, però servirà per la stagione prossima. E andremo al BITAC anche, che è molto importante, la fiera del turismo, la borsa del turismo cooperativo sulla sostenibilità e la tipicità locale. E niente, noi operando in ambito della sostenibilità, della gastronomia e dell'accessibilità associate al turismo, quindi il turismo da questo punto di vista, cerchiamo sia strutture, best practice e operatori con cui poi costruire dei progetti a lungo termine in ambito del turismo sostenibile. Per quanto riguarda la gastronomia, appunto, esperienze connesse al biologico e al viaggio, operatori competenti, anche operatori che siano esperti di cooking experience o ristoratori innovativi che ci diano delle proposte poi da poter proporre appunto sul nostro sito. Dal punto di vista dell'accessibilità, come poi abbiamo discusso anche ieri al tavolo tecnico, strutture ricettive già avanti da questo punto di vista o che hanno intenzione di investire sul turismo accessibile, operatori competenti e professionisti. Vi ringrazio.